Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi di nuovo sul sito SL Part abbiamo comprato degli altri accessori nuovi per la nostra macchina. In questo modo abbiamo comprato, adesso faccio vedere, il kit LED interno che andiamo a cambiare, a sostituire tutte le luci originali all'interno della nostra macchina. Quelle che sono alogene, quelle della plafoniera, quella sotto ai piedi, quella all'interno di tutta la macchina, quella nel portaoggetti, tutte queste luci che di norma sono alogene, le andiamo a convertire, le andiamo a mettere a LED. E adesso vi faccio vedere. All'interno della confezione ci troviamo, ecco qua, tutto un kit. Per quanto riguarda, ecco qua, la sostituzione di tutte le luci all'interno della nostra macchina. Ecco tutte quante, vedete, eccole qua. Che è una doppia resistenza in entrambi i lati. E hanno 5 LED, 4 nei lati, così, ecco come mette a fuoco, 4 nei lati e una sulla testa. Sono LED SMD, sono una misura, se mi sbaglio, quella 50x50. Ecco qua, non danno errore sulla nostra linea CAN. In più, oltre a queste qua, abbiamo anche quattro luci a siluro. Di rivolta, questo dissipatore qua, per quanto riguarda il calore, e davanti a altre sei luci. Queste qua sono specifiche, se non mi sbaglio, per la plafoniera, che abbiamo luci a siluro. Invece tutte le altre qua, tutte queste altre qua sono, diciamo, a farvi capire, sotto i piedi, avanti e dietro, le abbiamo nei parasoli, nella plafoniera avanti, nella plafoniera dietro, nel portaoggetti. Sono tutte le lampadine che poi dopo scendiamo e vi faccio vedere l'installazione poi eseguita, diciamo. All'interno invece di questa scatoletta qua la andiamo ad aprire stesso insieme e vediamo cosa ci sta. Ci troviamo due connettori, ecco qua, e ci sta proprio un portalampada. Questo qua, se non mi sbaglio, è specifico per le luci sotto i piedi, che è un pannellino completamente a LED, e il suo connettore lo andiamo a collegare all'interno, stesso qua, ecco, con l'attacco originale. Ne sono due. Ok, per il momento mettiamo da parte e vi faccio vedere dove abbiamo acquistato il materiale. Ok, in più, oltre a questo, come sempre, noi andremo ad utilizzare le leve proprio per poterci aiutare nello smontaggio sia della plafoniera sia della placchetta all'interno della macchina e poi per andarci a rimontare i nuovi LED. Stesso all'interno della descrizione del mio video, sia il link delle leve, sia il link di tutte le luci a LED, sia per questo qua del kit LED interni e sia degli altri accessori che vedete nel video. In più vi metterò anche un codice sconto dove potete acquistare tutti questi prodotti con un maggiore sconto. E solo per questo mese, per una spesa maggiore di 50 euro, stesso il sito vi regalerà questo profumo per auto, diciamo stile Aeroplano Chic. Ragazzi, allora, il sito dove abbiamo acquistato questo materiale, il kit LED interno, è questo qua della SL Parts. Nello specifico lo abbiamo comprato per la mia macchina, un Audi A4 1.8K. Per andare a selezionare questa macchina,
non ci resta nient'altro che andare in seleziona la tua auto. Selezioniamo, in questo caso, come dicevo, Audi, ma indifferentemente se voi avete, non so, una Honda, una Hyundai, una qualsiasi altra marca, andate a selezionare il vostro modello di marca. Andiamo in Audi, selezioniamo la mia macchina, sarebbe un Audi A4, questa qua è una B8. Andiamo qui e selezioniamo gli accessori che ci servono. In questo caso abbiamo preso il kit LED interno. E andiamo a selezionare questo qua. In più ci chiederà se è una berlina o se è l'Avant. Andiamo su Avant perché la mia era un Avant. Ecco qua, e ci sono varie tipologie di luci, diciamo, di kit con versione interno a LED. Noi abbiamo preso quello full, quello che c'è tutto. In questo caso quello là, le luci antipole, le luci pozzanghera e le portatarga non le prendiamo, perché già l'abbiamo preso nell'altro video, non so se avete visto, o comunque qui in sopra a destra vi metterò il link per quanto riguarda gli altri due video. Quindi siamo andati a prendere questo qua, LED interno medium pack, che sarebbe le luci plafoniera anteriori, le luci plafoniera posteriori, poi vano a bagaglio del cofano, giusto per farvi capire, le luci per quanto riguarda il sotto i piedi, sia avanti che dietro, le luci del parasole, sia a sinistra che a destra, e le luci per quanto riguarda il cassettino dei documenti, giusto per farvi capire. Ad ogni modo, noi adesso scendiamo giù e vi faccio vedere l'installazione e dove andiamo a mettere tutte queste luci qua. In più, oltre al kit che in base a quello che noi serve andiamo a acquistare, io vi consiglio sempre di acquistare, chi non lo avesse già, questo kit di smontaggio delle leve. Sono quattro leve, una dritta, due con gli angoli retti, diciamo, e uno con una curva che ci aiuta nello smontaggio, che adesso vi faccio vedere, della plafoniera, delle luci all'interno della macchina, così da non rovinare la nostra carrozzeria. Questo qua invece è il kit di conversione interna, eccolo qua. Vedete? Dalle normalissime luci alogene, questo qua già sarà l'effetto che noi andiamo a vedere. Che dove faccio vedere? Questo è il vano dei documenti, questa è la parte posteriore, questo è il baule del cofano, alette parasole, lato anteriore. Ecco qua. Ok, seguite sempre i miei video, che all'interno della descrizione metterò anche un codice sconto, così da avere uno sconto maggiore al vostro nuovo acquisto. Detto ciò, sembra esservi detto tutto, scendiamo giù e andiamo a montare le luci. Venite. Ed eccoci qua ragazzi, come prima cosa iniziamo a mettere le luci dell'abitacolo, sia anteriori e sia posteriori. E vi mostrerò come si installano. Poi metteremo luci del portaoggetti e poi andremo per finire quelle del baule posteriore, sia a sinistra, in questo caso anche a destra. Come ultimo lavoro poi metteremo quella sotto ai sediolini e vi farò vedere come si installano. Allora, ci troviamo qua, possiamo anche fare una cosa, iniziare già a smontare queste qua del baule destra e sinistra e iniziamo ad aprire il pacchettino. Come abbiamo appena visto, all'interno di questo scatolino ci sono le varie luci. Apriamo la scatolina in sé per sé. Ecco qua.
e prendiamo un po' tutte le luci. Allora, iniziamo con questa qua di destra, con il nostro diciamo, il kit di leva che abbiamo acquistato. Con questo leva ci aiutiamo a smontare sia quella di destra e sia quella di sinistra. Ecco qua. Fatto ciò, ci smontiamo direttamente dal vicino al connettore e ci andiamo a togliere la lampadina all'interno. Possiamo anche utilizzare questo qua per toglierci la lampadina. Eccola qua. Tolta questa, ci andiamo a mettere questa qua in questa posizione qua e già andiamo a vedere se funziona. Se non funziona, dobbiamo andare a girare il senso della lampadina. Ecco qua, che comunque essendo una 12 volt c'è il positivo e il negativo. Una volta fatto ciò, andiamo a rimontare il tutto e la sinistra abbiamo appena montata. Adesso facciamo lo stesso nella destra. Ci smontiamo direttamente la piccola plafonietta vicino al connettore. Con la nostra leva ci aiutiamo a tirare fuori la lampadina. Prendiamo un'altra lampadina, quella là LED del kit, rimettiamo tutto dentro e vediamo se funziona. Nuovamente, se non funziona, ci togliamo la lampadina, la giriamo, giriamo nel senso ed ecco qua. E funziona. Una volta fatto ciò, rimettiamo tutto dentro e il baule l'abbiamo già completato, vedete? Ok, adesso invece andiamo avanti. Andiamo. Per quanto riguarda invece la plafoniera, questa qua, per andare a smontare le luci solamente in questo lato qua, solo questo pezzo qua si toglie. Adesso vi faccio vedere come. Invece per quanto riguarda le luci di lettura, si bisogna smontare tutta la plafoniera. Adesso vi farò vedere come si fa. Noi adesso andiamo a fare, ci smontiamo tutto, perché comunque adesso dobbiamo anche cambiare queste due lampadine qua, e per cambiare queste due lampadine qua comunque dobbiamo smontare tutto. Faremo direttamente lo smontaggio di questo pezzo qua. All'interno del vano degli occhiali ci troviamo una piccola vite, adesso eccola qua, questa vite qua, vedete? Una vite Torx. E adesso vi farò vedere come si smonta. Ok, prendiamo un giravite. Lo mettiamo qua, andiamo a svitare la vite nel suo interno. Ecco qua, la vite è qua, con tutta la plafoniera. Vedete? Ok. La cosa che vi consiglio è di operare in ogni modo adesso, di smontare il tutto e di spegnere la macchina. Non fate mai niente con la corrente. Ok, dobbiamo andare a smontare tutti i connettori. Adesso, siccome la mia macchina, vedete le luci originali? Eccole qua. Siccome adesso la mia macchina con il Bluetooth ha il tetto, quindi abbiamo più cablaggi. Questo per il tetto, questo per il microfono e altre cose varie. Dobbiamo andare a smontare tutti questi connettori. Ok, vi faccio vedere come si fa. Ci stacchiamo questo, ecco qua, e uno. Se non ce la fate, aiutatevi sempre con questo qua, così da aiutarvi con i ganci. Ci smontiamo quest'altro. Ok, e adesso con questo qua del tetto. Ok, fatto ciò, come vi dicevo, basta che andiamo un po' a forzare la plastica da quest'altra parte, stessa da qua, e se viene via la plastica, eccola qua.
Perfetto, vedete le lampadine originali? Ok, lo scendiamo e la smontiamo dietro, la smontiamo. Eccoci qua, una volta fatto ciò ci andiamo a smontare le luci, eccole qua originali, qua, e ce le andiamo a sostituire poi con quelle del kit. E uno e due. Ecco qua, allora ci mettiamo questa qua in posizione. Di qua e questa qua in quest'altra posizione. Perfetto. Una volta fatto ciò, ce lo richiudiamo in posizione. Mi raccomando, i ganci va prima il lato di avanti e poi questo qua va solo a incastro. Ne ho una botta e si chiude. Quello che vi consiglio è che una volta che ce l'abbiamo in mano, di pulirci un po' tutto, sia questo pezzo di plastica sia all'interno delle sue sedi. Fatto ciò, ci andiamo a montare queste qua di dietro. Basta solo, eccole qua, una e due, girare così, vedete, tirarla via e andarla a sostituire con una di questa qua, sia destra che sinistra. Una, io già adesso già l'ho montata. Una volta fatto ciò, ci andiamo a montare tutto il kit all'interno nuovamente, tutta la plafoniera, e vediamo come si vede. Andiamo. Allora, per agganciare, come vi dicevo, attenzione ai ganci superiori, e ve lo chiudete destra e sinistra. Ok, fatto ciò, andiamoci a montare in macchina. Allora, come prima cosa ci andiamo a ricollegare tutti i nostri connettori. Questo è del tetto, questo qua dei sensori per quanto riguarda microfono e altro, luci, ecco qua già funziona, andiamo a staccare, e l'altro connettore, questo qua piccolino, questo qua. Ci controlliamo che non c'è più niente altro da collegare e ci andiamo a chiudere nuovamente, ecco qua, è tutto. Una volta fatto ciò, ci vendiamo nuovamente la nostra vite e ce l'andiamo a serrare all'interno della, ecco qua. Perfetto. E questo qua è l'effetto delle nuove luci a LED, sia di questo che di questo qua grande. Ok, adesso ci cambiamo la luce nel portaoggetti e adesso vi faccio vedere come si fa. Ok, adesso apriamoci il baule e vediamo quale altra lampadina porta dentro qua. Per smontare anche questa utilizziamo la nostra leva in plastica. Facciamo leva su di un lato. Qua. E una volta smontato il tutto ci andiamo a staccare il connettore. Ok, una volta andata a smontare la luce, ci togliamo questa protezione. Qua, e ci tiriamo via la lampadina nel suo interno. Ci aiutiamo sempre con questa leva in plastica per togliere la vecchia e andare a mettere una nuova. Prima di andarla a montare, controlliamoci sempre il destro e il sinistro della sua posizione. Adesso la provo a montare così, vado a vedere e poi vediamo come si accende. Ok, la luce funziona, ci andiamo nuovamente a rimontare la protezione sopra così come stava e poi ci montiamo il tutto all'interno della macchina. Ecco qua, prendiamo il connettore, ok, e ci montiamo anche questa lampadina. Perfetto, anche qui abbiamo messo la lampadina LED. Poi cambiamo queste qua della retta del parasole, eccole qua, che sempre con questa leva ci aiutiamo a smontare. Perfetto, hai visto? Ci tiriamo via questa qua e ce la smontiamo. Per smontarla dobbiamo fare leva sempre su questo incastro, questa qua sopra qua.
e la tiriamo via. Però è comunque abbastanza facile, basta andare a sganciare questo connettore che sta qua, eccolo qua, e tiriamo via sia questa che quella dall'altra parte. Adesso ci smontiamo anche quella e ci cambiamo le lampadine. Una volta fatto ciò, smontata sia anche quella di destra e quella di sinistra, hanno questa protezione qua, la andiamo a togliere piano piano e ci andiamo a togliere le luci nel suo interno. E uno di là già l'abbiamo tolta, pure questa qua l'abbiamo tolta prima, e due. Tolta questa, ci andiamo a mettere le altre due lampadine a siluro, una di qua, ok, e l'altra nell'altra parte. Ok, messe tutte e due in posizione, ce le andiamo a chiudere con nuovamente la protezione che stava sopra, sia da un lato che dall'altro lato, e le andiamo a montare. Andiamo a montare, così come abbiamo smontato, sia l'uno che dall'altra parte. Ok, fatto ciò, ce la prendiamo, e uno e due. Una volta funzionano tutte e due, ci richiudiamo e passiamo al presto. Un'altra luce anche che dobbiamo cambiare è questa qua del portellone, eccola qua, che adesso vi farò vedere come si smonta. Utilizziamo sempre la nostra leva, ecco qua, e ci andiamo a sganciare il connettore. Ci apriamo la lampadina, ecco qua, e l'andiamo a sostituire anche questa con una LED. La smontiamo. Allora, una volta smontata anche la prova a funire del baule, ci andiamo a mettere la nuova luce a LED. Ecco qua, come sempre ce l'andiamo a montare nella sua sede, e prima di installarla ci controlliamo il lato positivo o negativo. Ok, ce lo colleghiamo. Adesso non funziona, dobbiamo prima chiudere un po' il baule e poi riaprirlo. Ok, abbiamo chiuso il baule e non funziona. Allora che facciamo? Ci giriamo la lampadina, da così la invertiamo e ci controlliamo se funziona. Ecco qua, vedete? Funziona. E funziona. Ci rimontiamo nuovamente la copertura di protezione e il tutto ce lo installiamo nel suo interno. Così. Ecco. Adesso ci andiamo a montare le luci, quelle là del vanopiedi, sia anteriore destra e sia anteriore sinistra. Ecco qua, con il suo adattatore. Andiamo. Ok, adesso andiamo a smontare queste qua vanopiedi, ci andiamo a staccare il connettore, ecco qua, e ci andiamo a rimettere questa tra qua. Ci colleghiamo il connettore e questa qua si alloggia originale nella sua sede, eccola qua, sia a destra che a sinistra. Adesso mi collego il connettore e lo stesso lavoro si fa sia lato passeggero che lato guidatore. Ok, sempre con questa leva ci aiutiamo, vedete che è molto semplice nello smontaggio, sia lato destro che lato sinistro. Ragazzi, per finire, dopo aver montato le luci dappertutto, sia sopra che sotto, come ultime luci ci toccano queste qua di dietro. Vedete che sono ancora gialle? Ok, e adesso andiamo a smontare. Ecco qua, per smontare, andare a cambiare queste due lampadine, dobbiamo fare leva di lato, vedete? Leva di lato, tirare verso il basso piano piano e andare a tirare via solo la mascherina, vedete?
e all'interno ci troviamo le due lampadine. Se riusciamo stesso con le mani ci andiamo a tirare via le due lampadine, o altrimenti ci aiutiamo con una pinza tipo quella là a punta. Ecco qua, una se n'è venuta. Ecco qua, e anche quell'altra se n'è venuta. Adesso prendiamo le due nostre lucciolette e ce le mettiamo, una a destra e una a sinistra. Il supporto è sempre lo stesso. Se riuscite a vedere, ecco qua, sia destra che sinistra, e vediamo come va. Come sempre, se non si monta, se non si accende in un lato, in un senso, dobbiamo girare il senso della luce. Ecco qua, e uno, prendiamo l'altra lampadina. Ecco qua, e funziona anche l'altra lampadina. Assicuratevi che siano ben inserite nei loro supporti tutte le lampadine. Prima di montare il tutto, provatele nuovamente e dopodiché andiamo a mettere la mascherina. La mascherina ha un senso, vedete che c'è questo guida che va verso questo inserto che sta qua. Basta mettere così e si aggancia da solo. Ecco qua, è uno e due, perfetto. E con questo abbiamo completato tutte le luci all'interno della nostra macchina. Stasera vi farò vedere un video di come si vede di sera tutte le luci, sia quella della plafoniera, quella là del parasola, quella che stanno a terra, sotto i piedi, nel baule, dappertutto. Ok, a tra poco. L'effetto dei led di sera. Sia per l'anteriore e sia per il posteriore. Da premettere che in questo caso ci sono anche quelle alette parasole aperte. La chiudiamo, chiudiamo anche l'altra. Ecco qua le alette chiuse. Comunque posso dire che fanno un gran effetto. Sia avanti che dietro. E anche nel baule. Ok, che dirvi ragazzi, come sempre iscrivetevi al canale se non siete già iscritti, mettete un mi piace e condividete il video. Ok ragazzi, ciao ragazzi, al prossimo video.